Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bilancio aggiornato dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, dove sale di poco la percentuale del numero di nuovi positivi sul totale dei tamponi analizzati, crescono però ancora le vittime. Oggi sono 11 in più e portano il triste bilancio a quota 310, il servizio di Jacopo Forcella. Con un aumento di 25 casi su 823 tamponi analizzati, 3% di positivi sul totale, l'Abruzzo raggiunge quota 2.899 pazienti affetti da Covid-19. Questo è il responso odierno dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 15 su un totale di 647 tamponi, 2,3%. 312 pazienti, meno 16 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 21, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.657, meno 23 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sale di parecchio il numero delle vittime, che raggiunge quota 310, più 11 rispetto a ieri. 599 invece sono i guariti, più 54 rispetto a ieri, di cui 207 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 392 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 35.356 test, di cui 30.497 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 244 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 751 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.270 alla ASL di Pescara e 634 la ASL di Teramo. I casi di oggi sono così ripartiti: 22 nella ASL Lanciano Vasto Chieti, 3 nella ASL di Pescara, mentre le ASL Avezzano Sulmona L'Aquila e Teramo non registrano nuove positività. Ieri sera abbiamo seguito la visita del presidente Marsiglio alla Valfino e soprattutto all'ospedale di Atri. Oggi il governatore ha fatto visita invece all'ospedale Mazzini di Teramo, una struttura ormai sicura che presto tornerà e dovrà farlo alla normalità. Confermata la realizzazione del terzo lotto, intanto sempre a Teramo anche oggi zero contagi. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il presidente Marsiglio visita l'ospedale Mazzini di Teramo. Dopo Atri, oggi la sua attenzione è per questo nosocomio dove i contagi da Covid-19 tra medici e operatori sanitari hanno raggiunto quota 100. Su questo aspetto potrebbe indagare la procura di Teramo. La situazione all'interno si è comunque normalizzata e ora questa struttura può essere ritenuta estremamente sicura. Ieri ad Atri, oggi qui a Teramo, ho trovato una situazione ottimale dal punto di vista della prevenzione, dei percorsi, dei controlli, dell'attività di assistenza. Devo ringraziare tutto il personale medico, sanitario e dirigenziale dell'ASL per avere in tempi brevissimi, con l'urgenza e l'emergenza in corso, ristrutturato sale operatorie, percorsi, pronto soccorso, aree di pre-triage, facendo anche opere murarie per creare le zone filtro in ospedali di vecchia concezione con spazi costretti e limitati e quindi con le difficoltà del caso. E questo ha consentito di poter realizzare l'obiettivo che abbiamo già raggiunto più volte già nei giorni scorsi, di avere zero contagi sulla provincia di Teramo o comunque un numero limitatissimo di casi negli ultimi giorni. È una tendenza che speriamo di poter confermare e sono sicuro che se insieme ai cittadini che rispettano le regole ci saranno ancora la dovuta attenzione, soprattutto verso le situazioni sensibili come le RSA, le case di riposo, le comunità che mettono insieme tanti anziani. Potremo presto, insomma, uscire da questo incubo e ricominciare una vita, non dico normale perché è chiaro che la nostra vita per molto tempo sarà condizionata dalla presenza di questo virus e dalle possibili ricadute, ma insomma possiamo ricominciare a guardare al futuro. Era in corso al Ministero la discussione al tavolo di rientro per l'approvazione della rete ospedaliera e sull'ospedale Mazzini c'è un importante investimento con fondi antisismici per, diciamo, realizzare proprio l'ospedale nuovo, ristrutturare, quello è un progetto, insomma, che stiamo
valutando. Sapete che c'era un project financing che è stato ritenuto, una prima proposta non è stata ritenuta congrua dall'azienda stessa. E adesso è chiaro che la nuova, diciamo, fisionomia delle cure porterà anche a dei ripensamenti più generali sulla sanità e sulle strutture di cui abbiamo bisogno, perché a Teramo, come in tutte le altre città capoluogo di provincia, quel nostro progetto è quello di attrezzare, diciamo, padiglioni o realtà nettamente distinte, separate dal resto dell'ospedale, dedicato esclusivamente alle malattie infettive e quindi al Covid. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna a parlare dell'ospedale San Massimo di Penne, chiedendo alla Giunta Marsiglio di attivarsi velocemente per ridare dignità al nosocomio Vestino. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Nemmeno l'emergenza sanitaria del Covid-19 è servita per evitare all'ospedale di Penne di venire ulteriormente depotenziato. Così il vicepresidente del Consiglio regionale in quota al Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna a parlare dell'ospedale San Massimo ed in particolare del reparto di gastroenterologia. Nel reparto prima dell'emergenza lavoravano un medico e 3 infermieri. Oggi, dopo settimane di intenso lavoro per intervenire sui pazienti positivi, in reparto è stata riassegnata una dottoressa, ma sono stati tolti tutti gli infermieri. I problemi, aggiunge Pettinari, non si fermano qui, perché per rimpiazzare un pensionamento era stato assunto un nuovo medico che, sempre prima dell'emergenza coronavirus, è stato momentaneamente spostato a Pescara. Ora però l'ospedale di Pescara è diventata la sua destinazione effettiva anche nei documenti, lasciando così scoperto il reparto di Penne. Quindi io chiedo di ripristinare il secondo medico a Penne. Secondo medico significa definitivo e assegnato, perché per far lavorare la gastroenterologia di Penne ci vogliono 2 medici. Riportare, dovrei dire, gli infermieri in quel reparto e soprattutto ripotenziarlo, se così possiamo dire, istituire la WOSD, la unità operativa semplice dipartimentale, perché oggi è una WOS neanche WOS, un po' ibrido. Quindi che significa? Che la gastroenterologia non ha l'autonomia finanziaria, non ha un primario vero e proprio, un problema. Quindi subito ho detto, entro una settimana io voglio che si vada a ripristinare la funzionalità dell'eccellenza, perché quella è un'eccellenza la gastroenterologia, fa una mobilità attiva spaventosa, vanno da tutte le parti d'Abruzzo, anche da fuori Abruzzo. Una preghiera per i tanti deceduti, per il prezzo altissimo che ha pagato la comunità vestina, ma oggi è il tempo di ridare a Penne quel che negli anni è stato tolto. Può ripristinare la chirurgia, come diceva lei, ortopedia e altri reparti. Ecco perché è importante che venga l'assessore regionale alla sanità e il presidente di regione per dire: riconvertiamo immediatamente Penne in ospedale di base, sede di pronto soccorso. Uno, però dopo non bastano le parole. Due, ci vogliono medici, infermieri, operatori sociosanitari. Quindi assunzioni. Io sono preoccupato, sono fortemente preoccupato e non voglio leggere più quelle cose sulle delibere, perché sono tecnicismi che posso capire io, ma il cittadino non capisce. Dalla giunta regionale di centrodestra arrivano critiche al DPCM, l'ultimo del Premier Conte, sulla fase 2 che, secondo l'assessore Febbo, non è in linea con le indicazioni fornite dalla cabina di regia coordinata proprio dal governo. Dunque questa è la critica principale ai provvedimenti presi per cercare di ripartire in questa emergenza coronavirus, e noi sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Mi sembra che non apra affatto la fase 2, nonostante una serie di proclami che c'erano stati, nonostante si era lavorati d'accordo con il governo e soprattutto riconoscendo al governo la cabina di regia unica, si era lavorati per arrivare ad una ad un'apertura effettiva. Era stato lo stesso governo che aveva dettato alcune date, alcune indicazioni, ci si aspettava un'apertura scaglionata. Il contenuto dell'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non soddisfa l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. È critico sulle scelte del governo e chiama in ballo intanto il dietro front sull'edilizia pubblica. Giovedì mattina ci esce la notizia che il governo invece rinvia al 4 di maggio, dopodiché invece
scopriamo che c'è stata l'apertura in attesa. Quando si apre un cantiere, non è un negozio che tiri sulla la Saracinesca, entri e diciamo puoi quasi iniziare. Lì l'edilizia ha bisogno di tempi per iniziare, aveva necessità di approvvigionamento, aveva necessità di formare i propri dipendenti, quindi ha bisogno di più giorni. Invece la domenica sera sa che invece poteva aprire per oggi, per lunedì. Siamo rimasti male, malissimo. Situazione critica anche per chi opera nel comparto dei bar e della ristorazione. Prorogare per un altro mese, i bar si sa normalmente hanno dei costi fissi, la ristorazione ha dei costi fissi, penso solo agli affitti, che normalmente sono affitti di migliaia di euro e non possono stare fermi tre mesi. Del turismo nessuna traccia nel decreto e l'assessore Febbo si dice pronto anche ad azioni di forza dal punto di vista legislativo, poiché l'Abruzzo non resterà a guardare. Ci si aspettava una parola per i balneatori, nessuno ci ha detto nulla, nessuno ha detto nulla, quindi veramente c'è sconcerto e l'Abruzzo non starà con le mani in mano. Noi faremo le ordinanze, ce lo bocciasse il governo se è in grado di bocciarle, perché è chiaro che noi una certa apertura la dobbiamo concedere, quindi noi faremo le ordinanze per concedere gradualmente le aperture, sempre nel rispetto dei protocolli, sempre nel rispetto della massima sicurezza, ma noi faremo sicuramente ordinanze che scavalcano questo DPCM, poi se il governo le vorrà impugnare, le impugnasse. E a proposito di fase 2, dal 4 maggio ripartiranno tutti i cantieri nella nostra regione. La conferma arriva anche dal presidente regionale del Lanci, Antonio Dintino, che spera in una ripartenza però a 360 gradi dell'intero comparto delle costruzioni. Sentiamo un estratto della diretta che vi abbiamo proposto alle ore 14, realizzata da Paolo Renzetti. Si è saputo soltanto domenica sera che oggi potevano ripartire i cantieri pubblici di massima urgenza. Parlo di cantieri scolastici, parlo di cantieri di sanità pubblica, parlo di dissesto idrogeologico e di attività nelle carceri. Però devo anche sottolineare una cosa importante, che quelli che potevano ripartire da ieri, i cantieri dovevano essere sempre avallati con una richiesta al prefetto. Quindi quei cantieri che oggi sono aperti in questa settimana sono quelli che, con una domanda prefettizia fatta dalle imprese diciamo che avevano vinto gli appalti, potevano riaprire i cantieri. Naturalmente quello che con massima soddisfazione abbiamo apprezzato del decreto, che noi stavamo spingendo moltissimo su questa fase qua, è quella proprio di riaprire da questa settimana per poter riorganizzare i propri cantieri. Questo lo stiamo facendo. Stiamo facendo formazione ai nostri dipendenti, ma poi della formazione vi parlerà il dottor Rocco Verrigni. Io dico che bisogna ripartire con l'edilizia, perché l'edilizia non è soltanto quel volano culturale, sociale, ma soprattutto è anche un valore morale per tutti i nostri dipendenti che non possono stare più a casa. Noi diciamo che siamo stati i primi a chiedere la chiusura dei cantieri, questo lo devo dire per onestà, perché abbiamo provato a lavorare con i primi rudimentali accorgimenti contro la pandemia, ma ci siamo accorti che senza studiarlo a fondo questa cosa non potevamo proprio farli, e quindi abbiamo chiesto la chiusura, ma con altrettanta forza adesso richiediamo l'apertura, e il 4 ci appresteremo ad aprire, perché abbiamo studiato la situazione e siamo in grado oggi di mettere in sicurezza tutta la filiera delle costruzioni. Allora, abbiamo ascoltato il presidente Dintino, allora parliamo proprio di questi dispositivi di sicurezza, Verrigni, come funzionano e se insomma c'è la garanzia di poter ripartire con la massima tranquillità sotto questo punto di vista. Sì, tutte le misure di sicurezza sono state previste da un protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020. Questo protocollo prevede una serie di misure di sicurezza, fra cui l'obbligo di informazione.
il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere delle disposizioni dell'autorità sanitaria. Dovrà essere, diciamo, rilevata la temperatura corporea a chiunque entri in cantiere e qualora la temperatura dovesse essere superiore a 37,5 gradi dovrà essere impedito l'accesso in cantiere. Sono state previste procedure e modalità di accesso dei fornitori esterni, i quali dovranno stazionare sui mezzi di trasporto e ci sarà il divieto assoluto di accedere nei luoghi comuni del cantiere. I datori di lavoro dovranno prevedere delle misure di pulizia e di igiene. Ci saranno delle misure anche relative alla chiaramente all'obbligo di indossare, e rispondo alla sua domanda, i dispositivi di protezione individuale. Qualora non le lavorazioni impongano di dover lavorare a una distanza inferiore ad un metro, che è la distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie, sarà obbligatorio l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale. Dobbiamo pensare che il 90% dei cantieri medi nazionali, non soltanto in Abruzzo, sono composti da massimo 4-5 addetti contemporaneamente, quindi se un operaio fa una vita sana già da casa, già nella sua vita privata, poi si reca in cantiere, sta soltanto con altre 4 maestranze, stanno a distanza uno dall'altro per fare ognuno le proprie mansioni e poi torna a casa, fa una vita normale anche all'interno della famiglia, diciamo che accendersi un focolaio è molto molto difficile. Se poi dovesse accadere, ahimè, vuol dire che quel cantiere magari verrà chiusa per 15 giorni. Tre diverse forme di aiuti per un totale di 19 milioni di euro sono previste dalla Regione Abruzzo per i comparti turismo, istruzione e commercio attraverso un progetto di legge già depositato dal primo firmatario, il consigliere della Lega Sabrina Bocchino. Sentiamo il servizio. Al momento abbiamo trovato 19 milioni con la rimodulazione dei fondi europei, ma siccome speriamo e siamo convinti che questa legge verrà presa in considerazione non solo dalla maggioranza ma anche dalle opposizioni, perché credo sia una misura veramente importante, siamo convinti che possa ulteriormente essere finanziata e anche in maniera più che sostanziosa. Allora, noi diamo sempre una sovvenzione diretta a fondo perduto per le coperture delle spese di funzionamento fino a un massimo di 2.000 euro. Quindi per tutte le piccole imprese, le partite IVA, noi abbiamo poi messo una serie di codici Ateco che potranno accedere a questa misura. E abbiamo incluso anche gli asili e le scuole per l'infanzia, perché ci sembra importante questo. Dopodiché diamo aiuti sotto forma di indennizzi per la ricostruzione dei flussi di liquidità che sono stati interrotti a causa dei mancati ricavi, dovuti appunto alla sospensione temporanea o totale o parziale dell'attività, fino a un limite massimo di 10.000 euro. E ancora diamo un sostegno anche per l'istruzione superiore, perché diamo agli studenti fuori sede un contributo fino a 500 euro per pagare i canoni di affitto. Logicamente tutte queste persone, questi sono soldi che verranno dati a sportello, tutte queste persone devono autocertificare quello che in realtà è stato il loro mancato ricavo, o ad esempio gli studenti fuori sede, è ovvio che se sono figli, faccio l'esempio, un esempio banale, figli di un dipendente statale, che quindi non ha avuto una contrazione delle entrate, è ovvio che non può accedere a queste misure. Adesso una notizia di cronaca che arriva da Pescara. Un 35enne del capoluogo adriatico è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pescara Colli, in via Colle Scorrano per la precisione. Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava il 35enne si è scontrata frontalmente con una automobile. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo l'arrivo nel pronto soccorso. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Pescara.
L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha semplificato la procedura per produrre alcol denaturato utile a ottenere i gel igienizzanti. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'alcol denaturato è uno dei prodotti maggiormente a ruba in questa emergenza e non manca chi ci specula. Su internet sono acquistabili flaconi al costo esorbitante di 20 euro al litro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che deve autorizzare e assistere la produzione di alcol denaturato, scende in campo per semplificare e velocizzare l'iter burocratico. Questo consente agli operatori di avere rapidamente l'autorizzazione all'impiego dell'alcol etilico denaturato o denaturante speciale che poi viene utilizzato per la produzione di igienizzanti. L'ufficio poi delle dogane di Pescara rilascia quindi velocemente le autorizzazioni, praticamente le rilascia in giornata rispetto alla richiesta degli operatori e poi provvede a mettere a disposizione con immediatezza anche il personale che deve assistere ai fini dell'accertamento la produzione poi dell'alcol etilico denaturato o denaturazione speciale. Quindi le fasi che vedono l'intervento dell'ufficio delle dogane sono la fase autorizzatoria fortemente semplificata grazie alle disposizioni del direttore generale dell'agenzia e la fase di produzione presso il produttore autorizzato dell'alcol denaturato o denaturazione speciale. Noi dobbiamo assistere ai fini dell'accertamento, perché appunto ricordo che c'è l'esenzione dall'accisa e dall'IVA sull'accisa in questo modo. Questo è per permettere l'acquisto in esenzione d'imposta. L'Abruzzo produce una grande quantità di alcol denaturato che consente di rifornire di igienizzanti enti sia pubblici che privati, sia locali che extraregionali. Dall'8 marzo ad oggi si è stato autorizzato e prodotto circa 500.000 di litri di alcol denaturato, sia con denaturazione speciale che con denaturazione di eurodenaturante, il cosiddetto alcol rosa, quello che si trova alla vendita al dettaglio. In Abruzzo è presente una distilleria che è autorizzata alla produzione di alcol denaturato con denaturazione e grazie a questa distilleria appunto e a tutta la semplificazione procedurale con l'impegno dell'ufficio si riesce quindi a produrre questa grande quantità. Adesso sempre con Giuseppe Dintino andiamo a vedere una storia, quella di Fulvio e Luigina, due musicisti di Roseto che hanno messo in campo delle precauzioni che hanno evitato la diffusione del virus prima che le stesse precauzioni fossero obbligatorie per legge, hanno così evitato l'esplodere di un altro focolaio nella nostra regione. Ascoltiamo la loro storia a lieto fine nel servizio. Fulvio e Luigina sono una coppia di musicisti di Roseto degli Abruzzi. Prima ancora che il governo imponesse una quarantena così stringente, le misure spontanee di precauzione che hanno voluto adottare hanno impedito l'esplosione di un focolaio, a dimostrazione di come sia possibile autogestirsi, agendo per il bene comune e il bene proprio, senza dover necessariamente temere una multa. Fulvio si trovava in tour in Germania con dei colleghi lombardi e quando è rientrato in Abruzzo, benché non avesse sintomi, si è autoisolato. In autoquarantena, quindi sono rimasto isolato da solo, doveva essere temporanea, poi purtroppo quasi 47 giorni. Una mia conoscente che poi è diventata un'amica perché è stata veramente una persona eccezionale, mi dà questo appartamento che era proprio libero e dice va bene, puoi andare lì, tanto non c'è nulla, cioè, stavo tranquilla. Era tutto tranquillo, era precauzionale, ma io ho perfetta salute. Anche perché diciamo che lui veniva da una zona non rossa, non aveva avuto contatti con persone malate, non aveva sintomi, di conseguenza nessuno se l'aspettava che potesse accadere tutto questo. Addirittura ricordo che quando lui è tornato la sera tornò con la macchina per venire a Roseto, mi salutò dal balcone e abbiamo proprio avuto più contatti. Così Luigina ha affittato e pulito un appartamento e due non si sono nemmeno salutati. Anzi, tutte le indicazioni sulla nuova casa Fulvio le ha ricevute via WhatsApp. Primo cassetto ti ho messo le mutande con i calzini. Nel secondo cassetto ci stanno gli asciugamani. Pochi giorni dopo Fulvio ha accusato i sintomi e si è scoperto positivo.
Dopo, insieme al mio medico di base, abbiamo richiesto il tampone, è risultato positivo, infatti. Dei sintomi molto forti, ce li ho avuti tutti, quelli elencati dalla TV, ce li ho avuti tutti proprio. Tranne il più importante, per fortuna non ho avuto l'insufficienza polmonare, insomma, respiratoria, non ho avuto complicazioni polmonari, però ho avuto tosse fortissima che mi impediva di respirare, proprio. Ho avuto delle crisi fortissime, sono svenuto in piena notte, febbre a 40 per 7 giorni, non si è abbassata mai. Fulvio ha quindi affrontato la malattia in solitudine, mentre Luigina tentava di spiegare la situazione alla figlioletta di 4 anni. Nonostante le precauzioni, però, i due hanno dovuto subire la diffidenza della comunità. Sono girati anche dei messaggi in cui si diffondeva il loro nome e si metteva in guardia dalle attività commerciali della famiglia. E appena si è saputo in zona qui a Roseto che c'era un nuovo caso di coronavirus, è partita la caccia all'untore, la purtroppo ormai famosa caccia all'untore, tanto che, cioè, sui social, proprio su Facebook, sui profili. È nato tra l'altro un messaggino su WhatsApp che non sappiamo chi sia stato a farlo. Quello si è spinto più là, qualcuno si è spinto addirittura più là, ha pensato bene di mandare un messaggio su WhatsApp. E il telefono ha iniziato a prendere fuoco perché invece che chiedermi sta bene Fulvio, mi chiedevano io sono stato lì, ma sono io... stato al negozio due giorni fa, ma già stava male, oppure cose del genere. Ma anche tanta solidarietà che ha permesso a Fulvio di sentirsi un po' meno solo. Questo ragazzo Davide consegna ogni sera una pizza, una cena, perché non è solo la pizza, proprio una cena completa alle famiglie che ne hanno bisogno. E quindi una sera mi hanno organizzato questa sorpresa con la sua complicità. Sono venuti a citofonarmi e mi hanno consegnato questa pizza. È stato bello, emozionante. Con oltre la metà del pescato in Italia, il 55% che viene consumato fuori casa, la chiusura prolungata dei ristoranti è allarme per la flotta abruzzese per effetto del lockdown che è stato prolungato per questo settore al 1° di giugno. A dirlo è Coldiretti Abruzzo, che evidenzia come lo stop forzato alla ristorazione fino alla vigilia dell'estate sia un duro colpo per il settore ittico, che coinvolge anche la chiusura a cascata delle pescherie e dei mercati ittici all'ingrosso. In Abruzzo sono interessati circa 500 pescherecci tra piccola pesca, strascico, circuizione e draghe idrauliche. Ad aggravare la paralisi del settore sono i limiti di spostamento che, spiega Coldiretti, hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per il consumo casalingo, con la nuova tendenza a fare la spesa chiaramente ogni 2-3 giorni per evitare di doversi recare troppo spesso al supermercato. La possibilità di vendita a domicilio e dell'asporto, sostiene la Coldiretti, è un'importante opportunità, anche se non sufficiente ad aiutare il settore, soprattutto alla luce del crack del turismo. In queste condizioni è necessario sostenere il settore chiaramente con degli aiuti mirati. La chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi, continua la Coldiretti Abruzzo, ha dunque un effetto a valanga sull'agroalimentare regionale, ed oltre al pesce ad essere colpiti sono anche il vino, la birra, la carne, la frutta, la verdura, i salumi, i formaggi di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. E a patire le sofferenze per la chiusura prolungata rispetto al 4 di maggio sono anche palestre e piscine, che dunque resteranno ancora proibite al pubblico. Il settore vive nell'incertezza totale, mentre gli istruttori tengono lezioni a distanza per gli appassionati che non mollano il fitness. Vediamo il servizio. Fase 2 al via in un lento, graduale e faticoso percorso. Se il mondo della manifattura e dell'edilizia riparte, così come bar, pasticcerie e ristoranti, che procederanno prima con servizio d'asporto, poi con vere e proprie riaperture contingentate, per alcune attività occorrerà attendere ancora qualche settimana, come negozi al dettaglio il 18 di maggio e centri estetici o parrucchieri che dovranno attendere il 1° di giugno. L'incertezza resta per palestre, centri sportivi e piscine.
Per istruttori e imprenditori del mondo del fitness, infatti, una scadenza del lockdown ancora non è stata fissata, con gli appassionati che dovranno portare pazienza. Il settore soffre. A casa personal trainer, istruttori, addetti alle pulizie, impiegati, all'orizzonte resta solo la preoccupazione. Andrea Tribilini gestisce un moderno centro con piscina, fitness, corsi a raffica di ogni genere, tante sale. Oltre 600 gli iscritti di tutte le età. Gli istruttori a distanza continuano ad allenare online, ma non è ovviamente la stessa cosa. La situazione è drammatica e del resto noi siamo uno dei settori più colpiti perché non c'è ancora una data certa per la riapertura. I clienti più affezionati sono smarriti e preoccupati perché c'è tanta voglia di muoversi, ma purtroppo costretti a casa. Noi cerchiamo di proporre degli allenamenti, delle soluzioni da fare a casa, però il riscontro è quello che ci rende, diciamo, vivi e in un luogo dove c'è socializzazione, quindi la palestra rappresenta tutto questo. Speriamo almeno parzialmente a giugno, speriamo, ce la curiamo, e totalmente non ci sono ancora indicazioni al riguardo. Come andare avanti? Speriamo di reinventarci, di riproporre soluzioni diverse e innovative come sempre. Quali potrebbero essere? Io insieme al mio staff, tra l'altro uno staff giovane e solido, stiamo cercando di puntare sulla qualità, quindi abbassando un po' i numeri cercheremo di portare avanti il lavoro che abbiamo sempre svolto nel migliore dei modi. Dunque, tanta fiducia, la parola d'ordine e soprattutto la capacità di reinventarsi, ma purtroppo molte attività sono destinate a non riaprire. Tante attività per ragioni legate allo spazio, alle dimensioni della struttura e poi ai costi. I costi di gestione si aumenteranno perché giustamente ci saranno meno presenze e quindi tutto è rapportato. A proposito di sport, una notizia che riguarda i professionisti del calcio, in particolare la Lega di Serie B. A tal proposito possiamo andare a vedere anche il sito ufficiale della Lega B. Il consiglio direttivo in videoconferenza che si è svolto oggi all'unanimità ha deliberato la necessità, per concludere l'attuale stagione sportiva in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico e organizzativo, di almeno 3 mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti, con il termine della stagione che di conseguenza potrà essere fissato ed individuato nei periodi delle date finali delle competizioni UEFA. Il consiglio direttivo inoltre ha valutato ulteriori iniziative e strumenti a tutela del sistema economico e sportivo della Lega di Serie B e di tutte le società associate, che verranno illustrate dal presidente Mauro Balata al tavolo federale. Alla riunione di oggi era presente il consiglio direttivo al completo, con il presidente appunto Mauro Balata, il vicepresidente Marco Mezzaroma, i consiglieri Giuseppe Corrado, Paolo Rossi, Massimiliano Santopadre, Oreste Vigorito, Carlo Grippo, Mauro Pizzigati e il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.